Sempre più spesso, ultimamente per messaggio, per email, mi vedo scrivere e mi sento chiedere: ma alleni solo ciclisti professionisti o alleneresti anche un master come me, over 50, vecchio? Anzitutto io ho 50 anni e non mi sento vecchio. E soprattutto la risposta è: alleno soprattutto master dal 2004, quando ho iniziato 19 anni fa, presto faremo i 20 anni, questo lavoro. E sì, alleno anche alcuni professionisti. Sì, è vero, alcuni di questi hanno anche vinto gare, soprattutto all'estero, con atleti italiani e stranieri. È anche vero che sì, sono anche procuratore sportivo e ho avuto la grande soddisfazione di avere tra gli atleti che ho cresciuto, ragazzi che poi hanno vinto il Tour de France, sì, il Giro d'Italia, o quest'anno la Top Ten, alla Vuelta di Spagna. E continuo a fare anche questo lavoro, ma il mio, chiamiamolo con una parola americana, il mio core business è sì allenare atleti amatori. Ma ci sono soddisfazioni diverse? Sinceramente no. La soddisfazione che io ho provato nel vedere atleti vincere gare importanti tra i professionisti non è così differente. Da avere un atleta master che si è iscritto oramai per il quinto anno alla Maratona delle Dolomiti e da quando lo alleno io per la prima volta è riuscito a scendere di 15 minuti rispetto al suo tempo migliore. Nasco come atleta professionista che poi è passato al mondo amatoriale. Dedico parte dei miei fine settimana a seguire gare amatoriali. Forse, sicuramente, anzi, il tempo che trascorro nei campi di gara di corse amatoriali è superiore addirittura a quello che faccio nei professionisti, i quali posso anche vederli in televisione. Allora possono sorgere domande spontanee, no? Ma ci sono differenze? Sì, ci sono differenze tra allenare un amatore e un professionista e queste differenze saranno oggetto di un video specifico, anzi di due video specifici che farò a seguire rispetto a questo. Il primo racconta appunto le differenze nel tempo, nelle prestazioni. E il secondo, cosa può imparare un ciclista amatore da un ciclista professionista e viceversa. Per dirle molto brevemente, ma la prima differenza chiaramente è una questione di tempo a disposizione. Quindi io come allenatore devo aiutare il ciclista amatore ad ottimizzare il poco tempo rispetto a quello che il ciclista professionista ha a piena disposizione. C'è una differenza nel prezzo. Il ciclista amatore spende per allenarsi con me alcune centinaia di euro all'anno, il ciclista professionista spende alcune migliaia di euro all'anno. Ci sono anche differenze per quello che riguarda la conoscenza, per esempio, dei mezzi di allenamento, per dire, il misuratore di potenza per il ciclista professionista oramai è uno strumento già da anni che non ha segreti, e il ciclista amatore, e quindi questo mi permette al professionista in alcuni casi anche di vederlo una sola volta all'anno di persona e poi seguirlo online. Il ciclista amatore lo vedo da sempre, oramai da 19 anni nei miei studi di Catania, di Perugia, di Palermo, li ho avuti anche al nord Italia piuttosto che nel Lazio. Perché al ciclista amatore devi anche insegnare ad utilizzare lo strumento e lo devi fare dedicandogli del tempo di presenza. Ma poi dedichi del tempo nel follow-up, nel dopo test, nel dopo consulenza all'amatore piuttosto che al professionista. Il mio telefono è sempre aperto. Io credo che tutti gli atleti che seguo per email o per telefono sanno che mi possono contattare e che nel massimo l'arco di 24 ore ricevono una risposta. Ma questo perché, al di là veramente della soddisfazione personale, la soddisfazione economica del veder vincere un ciclista professionista per me è la stessa identica al vedere un ciclista amatore che realizza, che corona il suo obiettivo, perché io lavoro come consulente, poi i risultati finali, ognuno commisurato alle proprie possibilità, ottiene il suo, ma la verità è che di fatto questo mio lavoro è anche la mia passione e non c'è differenza di passione tra un successo sportivo professionistico e un successo sportivo amatoriale, anzi, direi a volte, ciclista amatore, avendo meno tempo, carica un po' più con la passione, il suo tempo, la sua dedizione, tutto quello che ci mette.